c'era una vecchia espressione che sembrava retorica, ma che mi piace che ritorni: cittadino del mondo. Il passaggio dal web 1.0, cioè dalla rete tradizionale, al web 2.0, quello delle reti sociali, è un cambiamento radicale, perché tutta una serie anche di categorie giuridiche che ci eravamo costruiti. È lecito il trattamento dei dati solo se è stato prima chiesto il consenso all'interessato. Non funziona più. I quasi 1 miliardo di persone che stanno su Facebook, loro mettono spontaneamente queste cose, hanno dato il consenso, non l'hanno dato. Qui nasce immediatamente una grande questione sociale, giuridica e di trasformazione della stessa persona. Nascono in molte direzioni e nascono soprattutto sulla base di due pressioni che sono venute crescendo. Una, quella di mercato, e l'altra quella di sicurezza. E dietro la sicurezza poi c'è invece una voglia di controllare capillarmente le persone. Si calcola che una persona che vive in una grande città dove ci sono moltissime telecamere ormai viene ripreso almeno 300 volte durante la giornata. Di metro è un'immagine nazista, nasce proprio da lì ed è poi l'immagine dei totalitarismi. Tu sei buon cittadino se non hai nulla da nascondere, se sei trasparente nei confronti delle istituzioni, ma se tu hai un minimo di pretendi un briciolo di intimità, diventi cattivo cittadino e quindi su di te lo Stato può esercitare qualsiasi potere. Lo stesso accade nel mercato: se tu ti vuoi sottrarre, ti sottrai alla regola del mercato, che è una regola ancora più imperativa di tutte le altre. Non vuoi accettare lo status di consumatore. I love you.